Sì, un attimo. Buongiorno, appena arrivato intanto. Buongiorno. Lei ha parlato di virus e ha detto che il virus si è affrontato. Sì, dai, parli chiudo agli altri, fanno forte che quello si è detto. Ok, allora. Ti fa una domanda sui virus. Ok, la volta scorsa ha detto che si attivano con determinati programmi e li infettano, cambiano, aggiungono qualcosa al loro funzionamento, ma questo procedimento come avviene? Cioè si va a modificare lo step, si va a modificare si va a modificare esattamente l'eseguibile del programma, cioè le memorie, quindi talvolta in memoria, talvolta su disco, se ne ha la possibilità. Possono anche andare su disco, cioè il file che contiene un programma, ad arte lo modificano per inserire codice che non dovrebbe esserci. È ovvio che in qualche modo il sistema ospite lo consente, o perché non sono state protette queste cose, quindi per il famoso la famosa semplificazione dell'avanti, avanti, avanti, fine. Se quelli fanno avanti, 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 fine, vuol dire che solo senza autenticarsi solo quella sequenza viene installato nuovo software, quindi vengono messi i programmi, modificato quel benedetto file che è molto critico per il sistema Windows, che si chiama registro, e che è un single point of failure. Se si rovina quello, penso che se avete usato Windows sappiate quello di cui sto parlando. Non è neanche molto furbo fare un sistema operativo con un file così critico. È un file così critico per giunta accessibile, cioè non ci vuole la sicurezza della centrale di Fukushima per arrivare a pensare che questo non era cosa da fare. Quindi vengono modificati i programmi, non stack, non viene inserito codice nello stack o altre cose, o meglio, buffer overflow può essere un modo se c'è quella fragilità, ma l'idea è: posso scrivere un file eseguibile, posso modificarlo. Allora il programma che sembra far vedere un'immagine, un giochino, quello che volete, come effetto collaterale dice: non so cosa fare, vado anche a modificare il work processor perché mi va, è lì, è aperto, no? E così la volta prossima che lei lancia il word processor, più questo codice che dice: ma beh, adesso che cosa c'è? C'è il browser. Perché non ci mettiamo anche nel browser? Ma voilà. Ok? E così si infettano i file. Però, perché la segretaria del dipartimento dovrebbe avere necessità di scrivere un word processor, di scrivere l'eseguibile word processor? Non dovrebbe, perché il suo mestiere è scrivere lettere, scrivere documenti, non modificare. Allora altri sistemi, anche i sistemi Windows professionali, hanno la diversificazione dei ruoli. Peccato che, per esempio, quando viene dato un personal computer a una persona preso dallo scaffale del supermercato, queste cose si guardino bene dal dirle. E quindi, di fatto, le persone hanno un sistema con le porte, l'ho visto, hanno un sistema con le porte, magari anche abbastanza sicure, quindi non blindate, qualcosa, però le lascia spalancate perché non sanno, nessuno ha insegnato loro che esistono le porte, si chiudono, esiste la chiave. Piuttosto di questo, quando è stato? Il 30 di aprile, ieri l'altro, mercoledì, sono venuto in dipartimento con mio figlio,
gli avevo detto che cercavo i soldatini, che mi hanno detto che cioè, sono collezionista di soldatini anche qua. E mi ha fatto un'osservazione veramente logicamente ineccepibile. Attaccata alle porte del dipartimento c'è scritto: questa porta deve rimanere sempre chiusa. Mio figlio mi ha chiesto: ma dove si esce? Se deve rimanere, tutte le porte sono scritte da questa porta, deve rimanere sempre chiusa. Lui è obbediente e logico, dice: non si può più uscire. Ok, Melica. Io avevo una domanda riguardante la, la parte teorica di un esercizio, sostanzialmente. Che parla della, di device driver DMA, cioè ho capito sostanzialmente che cos'è la DMA, però la domanda riguardava a un device driver che non supportava la DMA, e questo mi è parso strano perché dai miei ricordi era direttamente il meccanismo della macchina a livello hardware che gestiva. Non tutti i device hanno DMA. DMA è una feature aggiuntiva dei device. Oggi molti seriali, ma esistono anche dei device che non hanno DMA. Ah, quindi scusi, lei faceva riferimento alla DMA di uno specifico device, non alla DMA. DMA è un concetto. Ah, okay. DMA è un concetto. Un device, come c'è, c'è il processore con hyperthreading, quell'altro che non ce l'ha, c'è cioè il device che ha DMA, okay, e l'altro device che non ce l'ha. Ok. Va da sé che perché la DMA possa funzionare il bus deve, essere, deve consentirlo. Non potete mettere un device DMA con il bus che non ha supporto DMA, perché ci vuole, penso abbiate studiato l'architettura, l'arbitro. Se non c'è l'arbitro ci vuole, c'è solo un'unità attiva della CPU. Però device a basso costo, device non particolarmente efficienti possono funzionare senza DMA. Non c'è nulla di male, l'unica cosa è, l'unico problema, tra l'altro gran parte dei device a caratteri non ce l'ha DMA, perché non serve, serve per i device a blocchi il DMA. Qual è l'unica differenza? È che il trasferimento dei dati dalla memoria centrale ai registri del controller deve essere fatto dalla CPU. Allora vi ricordo come, come si fa a fare output in un disco con DMA. Il sistema operativo carica sui registri di device del, del controller, dice: senti disco, scrivi quel blocco, i dati prendilo da questo indirizzo in memoria, e gli dà l'indirizzo fisico della memoria centrale e aspetta l'interrupt. Come si fa senza DMA? La CPU che sta eseguendo il sistema operativo, il kernel, parte e uno dopo l'altro copia tutti i blocchi, tutti i byte del blocco da scrivere in un buffer del controller, quindi perde tempo e copia tutti i byte. Quando i byte sono tutti nel buffer del controllo, dà l'ordine, adesso scrivi. Per la lettura la cosa opposta. La lettura, se c'è DMA, dice: device, leggimi il blocco X, metti i dati, e gli dice l'indirizzo di memoria centrale. Quando arriva l'interrupt, il kernel sa che se ha avuto successo l'operazione, il dato lo trova con l'indirizzo di memoria centrale. Se invece non c'è DMA, la domanda è solo: leggimi quel blocco. Non c'è più l'indirizzo, perché sarà messo nel buffer del controller. Quando arriva l'interrupt, la CPU deve preoccuparsi byte per byte di fare un ciclo che copia il byte dal buffer del controller alla memoria dove vuole mettere il dato. Ok? Ok. Per il device a carattere non serve il DMA, perché tanto è un carattere per volta, un modem, no? Una linea seriale RS232. Ancora domande? Prego. Non c'è nessun modo di restituire valori variabili da una
non esiste un modo per costruire dati variabili della sufficienza. Cioè l'esistente, cioè l'unico, l'unico valore che c'è, o se no per usare un factor parameter. Ma tipo non si può dichiarare una extern? La extern va verso il figlio, non fa niente. Ok, è un valore, è sempre un passaggio per valore, se è anche una variabile definita extra e nella sottoscena di cambio il valore, varrà solo per i figli, ok? Allora, stavamo discutendo di Python, di questo linguaggio. Sono tornato due luci indietro perché la volta scorsa, per un po' invogliarvi a guardare questo linguaggio, vi ho fatto vedere un effetto speciale, quello della cross reference, vi ricordate, ma gli ultimi lucidi li ho passati velocemente, quelli sui dizionari, quindi riprendiamo dai dizionari. I dizionari, io li penso come dei vettori, sì, questa è la reference semantics, cioè partiamo da qua. Se avete una sequenza, una lista, la manca un apice in cima e assegnate la lista in quanto tale, assegnate il riferimento. Se volete una copia dovete farlo esplicitamente. Invece, volevo arrivare qua, i dizionari non sono altro che, io li penso come dei vettori dove l'indice non è più un intero, ma l'indice è ciò che volete voi. Diventa una chiave, la chiave vi consente di leggere il dato. E scritto così significa: a 1 corrisponde 2, a bip corrisponde 94. Se voi assegnate x di 1 uguale click, voi avete che a 1 corrisponde click, a bip corrisponde 94. Potete aggiungere elementi x di z 639, e questo vi fa vedere che avete una libertà molto maggiore sulla tipizzazione. No, sono sia le chiavi sia i valori possono assumere tipi diversi, non è detto che siano omogenei, potete ovviamente averli anche omogenei, ma non potete sbizzarrirvi se avete bisogno di list, sequenze e dizionari con tipi disomogenei. Prego. Ma in che senso l'ordine arbitrario, ovvero per la z va a mettere in mezzo? Perché in realtà sono delle hash. Quando lei chiede di stamparlo, le viene stampato nell'ordine in cui le ha inseriti per le chiavi di hash. Quindi alla fine in realtà se lo stampa due volte glielo danno nello stesso ordine. Però non è un ordine umanamente comprensibile, cioè non è un ordine che su cui uno può fare affidamento. Però non è neanche importante. Non è neanche importante, cioè se uno lo vuole mettere in ordine, se uno prende x.keys, gli dà solo le chiavi, ne fa sort di x.keys e a questo punto fa il for. Per scandire, a quel punto ha la visione in ordine. Questo vedete che viene creato un dizionario che associa ogni numero del suo quadrato da 0 a 5. Allora, le chiavi devono essere di tipo hashable, appunto ne deve fare un hash, solitamente immutabili,
immutabili sono quei tipi ai quali non potete cambiare il valore. E list non può essere una lista, non può essere una chiave. Un dizionario, non potete usare un dizionario come una chiave. Una tupla va bene. Un complesso va bene. I numeri vanno bene, state attenti che vengono considerati uguali i vari zeri, 0, 3. Se avete dei numeri vengono resi equivalenti numeri che hanno lo stesso valore. Non sono sequenze. Allora, se stampate x, l'abbiamo già visto, l'ordine casuale. Notate quello che è bello: se fate for k in x vi dà le chiavi, e questo vi consente di poter fare delle iterazioni sul dizionario, e vedete che mi stampa 1 z bip. Quindi se volete, se faceste lì print k virgola x di k, voi avreste 1 click a capo, se lo mettete la virgola in fondo, z 7,9 a capo, ok? Quindi se dovete elaborare tutto un intero dizionario potete fare for x in il dizionario e poi lavorare con l'indice del ciclo come indice all'interno del dizionario, e quindi se mettete dizionario parentesi quadra quell'indice prendete di volte a volte i singoli elementi. X keys è la lista delle chiavi, X values la lista dei valori nello stesso ordine. Ovviamente l'ordine non è conosciuto, ma fra le due liste corrisponde l'ordine. Items fa delle coppie, delle tuple di lunghezza 2 con gli elementi. Va bene. Zip, non so se l'abbiamo visto, prende due liste e fa la lista di coppie, ok? Quindi è la stessa cosa di fare zip x keys x values. La lunghezza vi dice quanti elementi ci sono. Potete far vedere se una chiave è nel vettore, se una chiave non è nel vettore, ma sono le chiavi. Se volete vedere se è nel vettore dei contenuti dovete scrivere in x values. Get serve per prendere un elemento, potete dare un valore di default, cioè dite se l'elemento non c'è, vedete là il secondo parametro, restituiscimi quel valore. Si può fare anche un if se non ve lo ricordate. Comunque, questo è interessante. Se fate x set default, significa se l'elemento c'è, vi restituisce il valore e non cambia il dizionario. Se l'elemento non c'è, vi restituisce il valore che avete messo come default e lo aggiunge nel dizionario. Cioè dice, io voglio che per l'elemento 9
il default sia wo. Quindi, se l'elemento 9 si usa nell'array, lascialo. Se l'elemento 9 non c'è, alla fine ci deve... Sì, alla fine l'elemento con quell'indice ci deve essere. Se c'è, bene, se no metti questo valore qua. Con la get non lo cambia. Infatti vedete laggiù, get 45 bu, non c'è mica il 45. Questi esempi sono pensati come scritti uno dopo l'altro, potete provarli. Quindi vedete, get 1, vi ricordate l'uso precedente, click? No, se io fossi get 1,1 farebbe... Non farebbe... le darebbe click. Ah, okay. Però non cambia nulla. Praticamente la differenza tra set default e get è che set default cambia anche il dizionario, get no. E infatti... Però... Prego. E il non è tipo non vuol dire niente, non c'è null, come null. È null. E questo è quello che abbiamo visto la volta scorsa, che è bellissimo. Vedete, prendete un file viene considerato come una struttura dati, quindi for. Se voi fate enumerate file e il nome del file, ottenete una sequenza di coppie, anzi una lista di coppie, con il numero, una coppia, una lista di coppie, con il numero e la linea. Parte a numerare da 0, direi, comunque si può vedere. A questo punto fate for word e line split, se avete split potete mettere anche il carattere di separazione, arrivo subito. Vi separa la linea nei componenti data la separazione che avete scelto. Normalmente se non mettete niente, considera la separazione standard, i caratteri che sanno di spazio, tab, e quindi vi dà le parole. Index è un dizionario vuoto, e vedete fate index set default word lista vuota, quindi se non c'è word, l'aggiunge e mette una lista vuota, se no restituisce l'elemento che già c'è, e a questa cosa restituita appende n. Quindi se la parola mare compare nella riga 1, 3, 5 la prima volta, il set default ha effetto e mette mare e una lista vuota, ma subito aggiunge 1 per l'effetto di... La seconda volta dice set default mare vuoto, ma mare c'è già ed è una lista di un solo elemento 1, quindi non la torna a scrivere, restituisce la lista 1 e aggiunge 3 e così via. Quindi prima di questo commento, show invece in alfabetical order, viene creato queste quattro che creano già la struttura dati. Se volete, no, non c'è neanche bisogno di chiudere il file perché a quel punto ci pensa da solo. Vi ricordate, index keys vi dà la lista delle chiavi, viene sortato, quindi per ogni parola in words stampa la parola e poi fa un ciclo su index di word, quindi nell'elemento dati del dizionario, e stampa una dopo l'altra i numeri di riga dove compare. Prego. Devo chiedere, quindi, se ho capito bene, con la get si restituisce il secondo argomento se non è presente l'indice specificato. Sì. Però c'è un altro metodo se voglio verificare che eventualmente questo elemento non è presente all'interno del dizionario, perché in questo modo se io metto come secondo argomento un valore che è già presente, fa il get senza secondo argomento, restituisce none. Okay. Quindi fa if uguale none.
Ok. Beh, adesso ciao. Ok. Questo è, si legge poco, ma è lo stesso scritto in C++, che è un po' più lungo. E questa è la rivincita che prende Alex Martelli per quelli che dicono che il Python è lento. Questa cosa, siccome le hash sono fatte molto ottimizzate, non c'è più questo codice mette 17-40 secondi su un testo da 4 mega, in Python 10 secondi a elaborare. Funzioni. Quella è una funzione, somma quadrati, xy fa il quadrato della norma di xy, x quadro più y quadro. E lì vedete come si chiama. Potete mettere ai parametri i valori default. Se li mettete, per esempio, sum squared, e mettete il valore di default per y uguale a 1, se chiamate la funzione con due parametri, l'accetta con due parametri. Se la chiamate con un parametro solo, il secondo parametro sarà automaticamente uguale a 1, cioè sarà come se l'aveste chiamata con un secondo parametro uguale a 1. Però potete anche avere le funzioni con numero variabile di parametri. Basta definire una funzione con parametri asterisco args. Oppure ovviamente potete mettere alcuni parametri e l'ultimo mettere asterisco args o asterisco quello che volete. Non penso sia... No, non è possibile mettere più asterisco qualcosa perché non saprebbe dove finisce il primo e dove inizia il secondo. Deve essere l'ultimo. E qui vi fa vedere, questo è... quello lassù generalizzato a n dimensioni, quindi questo, se mettete tre argomenti vi fa x quadro, x quadro, z quadro, se ne mettete 10 fa la somma di 10 quadrati. E questo vi fa vedere che esiste la funzione sum, che somma i contenuti di una sequenza, e scrivo più in fretta la somma di upper upper a degli argomenti. È molto più pratico, molto più conciso. Questo è una chicca, e per voi che avete fatto lambda calcolo, dovrebbe essere, avete fatto schema l'anno scorso, dovrebbe essere più chiaro che mai. Ma l'avete chiamato lambda calcolo? Avete visto un po' di formalismo là? Allora, notate che vi è data una, viene definita una funzione con un parametro addend, ok? E dentro questa funzione c'è una sottofunzione. È che in Python avete delle funzioni identificate, come c'è in Pascal, come non c'è in C, con quella strana definizione addend con una augend e ritorna la somma fra augend e attendo. Ma questa, la funzione esterna restituisce come parametro, come valore di ritorno adder, cioè la funzione interna. Quindi potete restituire restituisce una funzione a
Quindi restituisce, questo restituisce una funzione fatemi pensare come la posso scrivere. Lambda x y, x più y, dove y è aperto, x se lo distanziate diventa qualcosa che somma x. Quindi A23, fate make add al 23, quindi questa che ottenete è una funzione capace di aggiungere 23. Make add al 42 diventa add 42, che è una funzione capace di aggiungere 42. Quindi vedete, se poi chiamo add 23 di 100, mi dice 123, perché avete creato la funzione capace di aggiungere 23. Avete creato la funzione capace di aggiungere 42. Scusi qua. Sì? Come facciamo a capire la funzione su quante righe va? Nel senso che non ci sono le parentesi graffe? L'indentazione. Anche def, dopo def bisogna indentare, e quella funzione continuerà fino a quando c'è quel livello di indentazione. Non è un male questo, perché obbliga il programma ad essere ordinato. Quante volte vedo dei programmi con delle indentazioni approssimative e si fa fatica a comprenderli. Invece, avendo legato l'indentazione alla sintassi, si obbliga il programmatore a indentare correttamente. Quindi si prendono due piccioni con una fava. Classi è un sistema, è un linguaggio oggetti, abbiamo le classi. Sono un po' particolari perché non c'è tanto il, come dire, il culto della del data hiding. In realtà, se uno vuole accedere agli oggetti della classe, si chiede al programmatore di essere, si lascia molta libertà al programmatore, si chiede di essere educato e di accedere agli oggetti della classe tramite i metodi. La regola qual è? Se all'interno della classe inizializzate delle variabili, tipo quella cla lì, quella cla che è una lista, quelle sono globali della classe, quindi sono condivise fra tutti gli oggetti all'interno della classe. Se invece gli oggetti vengono, scusate, gli attributi, le variabili interne alla classe, vengono definite durante l'esecuzione, vedete lì ad esempio nel costruttore, vedete underscore underscore init underscore underscore costruttore, quelli sono singoli per ogni oggetto della classe, quindi sono distinti, ogni oggetto della classe avrà il suo. È come praticamente mettere gli static in Java, sì. Metterli fuori. Cioè, quelli sono il cla e della classe, condiviso con tutti gli oggetti della classe, invece ins è dell'oggetto. Ne esiste un'istanza per ogni oggetto della classe. Scusi, sì. Forse il cla è una variabile condivisa, cioè volte ci sono variabili di tipo sync. Cioè sì. Quindi se lei. Dopo ci sono gli esempi, quindi. Ci sarà, vedete, il metodo 1 che aggiunge un elemento a cla, se lei lo aggiunge chiamando, lo vedremo dopo, s1 e poi rilegge in s2 e trova che è stato modificato anche s2, mentre invece ins, che qua inserisce un elemento in un dizionario,
se lo inserisce per il suo 1, il suo 2 avrà il suo distinto. Intanto vi voglio far notare alcune cose. Self è sempre esplicito, contrariamente ad esempio a Java C++, dove penso che self sia autodefinito. All'interno di una classe non dovete mettere come parametro self, no? Come parametro delle funzioni dovete indicare self? No. Eppure lo usate. Invece qua avete sempre obbligatoriamente come primo parametro da mettere self. Sì. Che non è nel, non mi risulta che sia in C++, scusate, C++ è già. E quindi vedete che il primo parametro è sempre self, e self è praticamente una indicazione della classe stessa. Però quindi nel costruttore metterci self, cioè è obbligatorio oppure cioè, se, io vorrei... se deve fare delle operazioni sulle su i, per esempio come qua costruire un attributo locale, è l'unico modo che ha, se no se mi scrive ins 1 non si sa cosa sia. Sì. Quindi sostanzialmente self.ins sì. Crea una nuova variabile all'interno della classe dell'oggetto. Dell'oggetto, e questa variabile è visibile per esempio in ins1. Sì. Non in ins2. Cioè, in ins2 ne avrà la sua. E così vedete che anche lì per non poter nominare cla della classe ha dovuto fare self.cla. Io posso chiamarlo tipo, non so, this, posso chiamarlo come voglio, vorrò una keyword. Sai che non l'ho mai provato perché ho sempre detto self. Possiamo provare. Comunque provate, come dite, tanto si fa, cioè non ho capito. È sempre una variabile della classe. Self indica la classe. E perciò che anche in Java, anche in C++, avete degli attributi definiti stati, degli attributi invece come si dicono privati, locali, eppure li nominate nello stesso modo. Non sapete al momento, non è che ci sia un archivio particolare per dire al momento dell'uso questo è statico, quello non è, quando lo definite dite questo è così, quello è colà. Lo stesso qua alla fine è vero che sono due più diversi, ma sono cla, questa è una cosa, e di quelli della classe, uno è privato e uno statico. Ma adesso nell'ultimo successivo lo vediamo, con gli esempi qui vengono creati due. Notate appunto che non c'è protezione, se fate S1 cla, S2 cla, accedete. Vi richiamate il metodo 1. Uno è il metodo 1, 4 per solo 2, e vedete che cla viene modificato per tutti e due, perché cla è condiviso. E invece il metodo 2 che modifica ins, vedete che questo è l'ins di S1 e questo è l'ins di S2 e solo di S1. Notate questo, ins vuol dire è lo stesso oggetto. Chiediamo, S1.cla è la stessa cosa di S2.cla? Dice sì. S1.ins è S2.ins? Dice no. E direbbe no anche se avessero lo stesso valore, perché è vero che hanno lo stesso valore, ma non sono lo stesso oggetto. Quindi is vi serve proprio per fare questo controllo, non un controllo di uguaglianza, ma un controllo di identità. Scusi, però sì. Il controllo di uguaglianza come lo faccio con uguale direi. Mi
fa venire un dubbio se è uguale 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 è uguale è uguale eh? Uguale 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 come in c'è, sì. Infatti, allora, avete l'ereditarietà, quindi avete, come tutte le programmazioni oggetti, potete avere sottoclassi. Per fare una sottoclasse, potete fare... Questo mi pare sbagliato, però è lo stesso, dopo lo discutiamo. Questa è una sottoclasse di SICK, ok? Questa è una sottoclasse di SICK. Potete definire dei metodi e alcuni metodi possono avere lo stesso nome dei metodi della superclasse, della classe superiore. In tal caso fate quello che si chiama programmazione oggetti override, sovrascrittura del metodo. Lì avete fatto un override. Quello che non mi torna è che no, va benissimo, perché c'è self a tre parametri, ma c'è self, e vi ricordate che il metodo 2 aveva due parametri, diventa tre perché c'è self, che aggiunge nel dizionario una coppia xy. Allora, questa è la definizione del metodo 2, che quindi verrà chiamato con due parametri, perché self non viene passato. Ecco un'altra cosa da ricordare: le funzioni delle classi vengono chiamate con un parametro in meno rispetto a quelle che sono definite. Quindi si inserisce nel dizionario con chiave y il valore z. Cosa fa il metodo che definiamo nella sottoclasse? Semplicemente lo definisce dando il valore dell'ultimo parametro con un default. Quindi questa volta potete chiamare, se avete definito un oggetto di tipo sub, potete chiamare il metodo 2 con uno o due parametri. Se lo chiamate con un parametro, aggiungerà la coppia con valore 1, ok, nel dizionario. Potete fare delle sottoclassi di classi del linguaggio. Per esempio, qui viene ridefinita, viene fatta una sottoclasse di list che si chiama una classe ripetita e ridefinite append. E se avete una classe di tipo ripetita e appendete, che ne so, ciao, vi viene appeso ciao ciao due volte, perché c'è un for da 1 a 2, quindi si comporta come una lista, ma l'appendete, tutto ciò che appendete lo appendete due volte. Prego. Volevo dire, ho fatto la prova, va bene anche se si mette un altro valore diverso da self. Quindi self non è una keyword, basta che sia il primo argomento. Consiglio, lasciate self, ovviamente. Sono quelle curiosità che è bene soddisfare, ma poi è comodo chiamarlo tutto nello stesso modo, se no si casina. Ok. Scusi, mi è sfuggito. Cosa? Io posso avere due classi, cioè comunque due metodi con lo stesso nome, ma parametri distinti. Perché per esempio in Java si hanno due parametri, però c'è la divisione nei parametri, invece. Allora, sicuramente non riesce a distinguere
per tipo, perché lui fa, attenzione che sto rovinando il foglio, non ha la tipizzazione a tempo sorgente, la fa a tempo di esecuzione, forte ma a tempo di esecuzione. Per quanto riguarda il numero di parametri diversi, non lo so se se dovessi fare una congettura che andrei a provare, io direi che sicuramente potete definire metodi con numeri di parametri diversi. Se avete lo stesso metodo definito con lo stesso nome in punti diversi della gerarchia delle classi, secondo me va a scandire la gerarchia fino a quando non trova un metodo che fa match. Perché quando trova dei metodi con lo stesso nome che hanno un numero di parametri diversi, Python li praticamente li gestisce come funzione diversa. Se lei mi chiama un metodo con due parametri e lo stesso metodo con tre parametri, anche se fanno cosa mai da fare, funzionalità completamente diverse, lui se lo chiama con due parametri chiama questo, se lo chiama con tre parametri chiama quell'altro. Quindi suppongo che vada a scandire la gerarchia della classe finché non trova qualcosa che fa match. Stavo guardando potete anche fare override del tipo del dato. Quindi questo override dato beta è una sottoclasse di sub, quindi è una sottoclasse di sick, quindi significa che ha il metodo 2 fatto in quel modo ma eredita il metodo 1 dall'altro, eredita anche CLA, solo che CLA era stata definita come lista vuota, vi ricordate? Qui fate l'override del dato, cioè dice è come quella di prima, ma CLA è di tipo ripetita e quindi quando chiamate, se definite un oggetto di tipo override data e chiamate il metodo 2 con scritto ciao, in realtà quando andate a vedere il valore di ins scoprirete che c'è ciao ciao, perché avete sovrascritto il tipo della variabile qua e quindi automaticamente tutto, siccome il tipo è a tempo di esecuzione, a quel punto quando va a chiamare il metodo 2 chiama la funzione, vi ricordate che faceva append, fa append, quando chiamate il metodo 2 che fa append in realtà chiama la append non più della lista ma la append ripetita. Quindi mi fermo un secondo, nel senso noi facendo in generale questo CLA uguale a ripetita o nome variabile uguale nome di una classe, sì, diciamo che quella variabile è di quel tipo lì, chiama il costruttore. Quindi, della classe l'output del costruttore diventa assegnato a quello. Ma questo ve lo lascio anche perché io vedo molto di più codice con quell'altro. Hanno messo i metodi statici, i metodi di classe. Vabbè. Ecco. Andiamo a vedere che si può, questo è interessante, contrariamente a, fatemi pensare, a
altri linguaggi, non so se Java ce l'ha. Java lo verrai degli operatori? No. No. Invece in Python c'è l'overwrite degli operatori e anche e i metodi che gestiscono le proprietà. Notare getNum, setNum anzi property, vedete? Voi dite num viene definito da quella coppia di funzioni, uno per prendere e uno per mettere i dati. Praticamente lo potete usare, avete in mente quelle noiose funzioni che si scrivono per fare accesso a variabili nascoste, che cioè l'elenco di funzioni get questo, set quello, get questo, set quello. Invece qua potete dire: senti, c'è questo attributo, il modo per leggere i dati si chiama questa funzione, il modo per scrivere i dati si chiama quest'altra funzione. E poi potete divertirvi a scrivere le funzioni che non devono essere effettivamente l'assegnamento, potete sbizzarrirvi. Per esempio, init self con un numero dice che self numero uguale numero. Bene. Get numero prende, per leggere il numero, prende il valore per 2. Set numero prende il valore diviso intero 2. La classe si chiama makeEven. Quando voi fate makeEven 23, anche quell'assegnazione lassù, setNum uguale num, utilizza la setNum, perché avete detto che il modo per assegnarvi le cose a num è la setNum, e quindi in realtà il valore interno nella classe non sarà 23 ma sarà 11, perché il modo per assegnare è divisione intera per 2. Quando lo andate a stampare, vi dice 22, perché avete letto il valore num, voi avete detto che il modo per leggere il valore num è moltiplicare il valore interno per 2. E quindi in realtà assegnate 23 trovate 22, assegnate 22 trovate 22, quindi se assegnate un dispari, make even, vi restituisce il pari più vicino, prima, subito prima. Funziona anche con i numeri reali. Se voi avete un numero reale, float vi restituisce 26.0, cioè il numero pari immediatamente per minore o uguale. Sì. Perché? Però ci metto lì self.x per 2, non dobbiamo mettere self.num per 2. No. Sì. Questo che sta succedendo, secondo me è un errore. È un errore di dell'uso, no, perché X non è mica definito. Punto X, che significato ha lì? Secondo me è un errore dell'uso. Anche in set, punto X uguale num. Boh, questo è da provare. Io l'avevo scritto self return self.num per 2, sotto l'avevo scritto self x self.num uguale x diviso 2. Questo sarebbe la sintassi che mi torna. Bisogna provarlo. Lei ha sempre la ricordo il. Possiamo anche provarlo, perché il bello di XPDF, non so cosa succede, no? Sì, vediamo.
Metà funzione, bisogna. E scrivete even value self, per dire è un altro. Non c'entra con l'ex sotto. Non c'entra nulla con l'ex sotto. È un altro, praticamente lì dentro ci sono due attributi locali. Uno si chiama nome, se volete, è un attributo virtuale, perché non va a memorizzazione. E invece quella X che potremmo chiamare even value, oppure half value, che è più, ancora più chiaro, half value è l'attributo che veramente contiene il valore. Quindi la set setta il valore di questa variabile half value. Ok? E la get prende il valore di questa variabile half value. Io comunque posso avere due oggetti, tutti gli oggetti che vuoi. Se sì, non ho capito. Se facessi un oggetto di quella classe, due oggetti di quella sì. Classe, posso quindi fare, non so, oggetto 1 uguale che lei fa un altro oggetto, ma se so che y uguale make even. Ok, questo ne definisce un altro. Vedete? Fatto un trucco. Ho stampato y.x, che è quella variabile interna. Punto num e punto num, quindi mi dà 44. Ok, se io però qui adesso chiamo su y la set num non vado a modificare num,
vado a modificare x. Sì. Quindi num di fatto è una pseudo variabile definita dalle variabili che abbiamo definito nella set get, e guardavo nella pagina web qua, che è possibile anche dare un terzo parametro che è cancellazione, come fare a cancellare la variabile, e una documentazione. Anzi, evitate di chiamare quelle benedette funzioni. Per settare variabili locali eravate obbligati a chiamare set questo, get quell'altro. Invece, mettendo le property, voi usate brutalmente il simbolo di assegnamento, e una volta che avete definito così la classe è come una sorta di override dell'assegnamento, no? E potete usare l'assegnamento quando usate la classe, e ci pensa la classe a fare quello che deve fare. Property però è una parola chiave. Property è una parola chiave. Però poi dentro io non devo farmi mettere no. Nella senso mettere peggio cose e fare qualunque cosa. Assolutamente. Come dicevo, può avere una funzione, due funzioni, tre funzioni, o tre funzioni e un commento, che sono get, set, delete e documentazione. E una cosa, io posso operare con operatori solo uguale o tutti gli operatori? Tutti, adesso vediamo gli altri. Infatti, adesso lo successivo. Ok, gli operatori li definite così. Ecco qui una funzione bugiarda. Ogni riferimento a fatti, persone recenti, puramente casuali, bugiarda, che se voi fate, vedete, alt, self, a qualcos'altro ritorna sempre 23. Se invece moltiplicate se stessi per qualcun altro ritorna sempre 42. Se quindi avete un x che dite è di tipo liar, e fate x più 5, questa chiama la funzione add self 5 e quindi fa 23. X più x fa 23, x più 99 fa 23. X per 12 chiama la moltiplicazione e quindi fa 42. Potete fare l'overloading e avete le parole chiave per operazioni aritmetiche, operazioni di decitazione e metodologie di slicing, cioè di separazione dei campi, accesso agli attributi, funzione di lunghezza, non potete fare l'assegnamento ma avete la property per farlo. Eccezioni. Quando fate un errore c'è un'eccezione. Come si gestiscono le eccezioni? E come si creano le eccezioni? In Python le eccezioni e le segnalazioni sono anch'essi oggetti del linguaggio.
e si fa in questo modo: se fate try, potete mettere la try due punti, quindi tenta di fare quell'operazione, se riceve un index error attuate, vedete, quel attuate il codice che segue l'eccezione. Potete mettere più except e potete avere più casi e avete due forme. Else che viene fatto se invece è andato tutto bene, e invece finally che viene fatto sia che sia andato tutto bene sia che sia andato tutto male. Iteratori, voi potete definire dei tipi e definire come fare a indicare qual è l'elemento successivo, in modo che così questi oggetti possano essere usati all'interno dei for, per esempio. Dovete fornire il metodo next che dice qual è il prossimo. Vediamo esempi. Questo è l'iteratore che genera i numeri di Fibonacci. Quindi per i conigli in Fibonacci, se arriviamo ad avere più di 100 conigli lo usciamo, altrimenti stampiamo i conigli. Quindi in realtà dopo c'è un print senza virgola per andare a capo. Ok, quindi come funziona l'iteratore? Quando create l'oggetto della classe Fibonacci, create due variabili chiamate i e j, tutte e due uguali a 1. L'iteratore restituisce self, quindi restituisce la classe stessa, e il metodo next assegna contemporaneamente a r il valore i e assegna a self.i il valore di self.j, e a questo punto somma a self.j r che è il vecchio valore di self.i. quindi di fatto dopo questi due statement ci ritroviamo che r è il vecchio valore i è il vecchio valore j e j è il vecchio valore i più il vecchio valore j, e restituisce R. A questo punto Rapid e Fibonite, Rapid tutte le volte chiama next, e la prima volta restituirà il primo i che è 1, quindi però la assegna 1, 2. La seconda volta restituisce 1, ma la assegna 2, 3. E così, quindi fa Fibonacci. Questo è un iteratore. Quello di prima era un iteratore non terminante, quindi se voi facevate for rabbit in Fibonacci andava in loop il programma, perché non terminava mai, l'iteratore era sempre in grado di dare l'elemento successivo. Qui invece mettiamo all'interno dell'iteratore l'idea di
terminazione. Vedete, Fibonacci Rim è della sottoclasse di object. L'inizializzazione ha un massimo, e quindi come prima int j vale 1, il massimo viene stabilito. Int fa la stessa cosa, next fa quello che deve fare, ma se r supera il massimo, genera, resa, significa genera l'eccezione, e genera un'eccezione stop iteration, che è proprio quella che blocca il for. Quindi a questo punto, se fate una cosa del genere, automaticamente esce, perché avete stabilito il limite dell'iteratore. Quindi voi potete nell'iteratore dire che questo genera fino un commento, poi arrivo da lei. Notate che l'iteratore non abbiamo potuto fare un iteratore non terminante, perché non è che venga generata veramente tutta l'intera lista e poi il for scandisce la lista. Il for man mano chiede l'elemento successivo, e quindi anche se l'iteratore non è terminante, non viene creato una struttura dati infinita, viene creata man mano che ce n'è necessità. Prego. No, quindi nell'Erase stop iteratore non sono un'eccezione, però esatto. Dobbiamo gestire, non la gestisce tra il for. La gestisce il for, è quell'eccezione che dice al for sono finiti. È come fare il break cioè break è una funzione che lei mette all'interno, volontariamente all'interno del suo codice. Sì. Qui invece il break lo mette, fa in modo che venga messo nella scansione fatta dal for. Ah sì, perché questo è il generatore. Come si chiamerebbe? Questo c'è dal 2.4, direi. Generatore è una funzione fatta così: avete, questo è dal punto di vista stilistico bellissimo, avete una terna rj definita 0 1 1, quindi assegnate i tre valori. Avete questa funzione che vedete, togliete un attimo quella riga di ferro. Ok? Cosa sarebbe quella funzione? Proviamo che Max sia null, quindi che Max non sia definito. Quella è una funzione che fa un loop infinito. Adesso che è strano, fa una funzione che fa un loop infinito. Il generatore è molto comodo perché praticamente è una funzione che parte, ed è come se si fermasse a metà dell'esecuzione e facesse un return e vi desse un valore. Quando dice no, dammene un altro, riparte da lì e ve ne dà un altro, poi riparte da lì e ve ne dà un altro ancora, fino a quando ne avete bisogno. E il valore di ritorno che restituite è quello dato dalla yield. Quindi quella funzione parte e si ferma al primo, è come un return temporaneo. Dice, io ti do un return, se ti va bene bene, se no chiedimene un altro. Sono strani questi elementi del linguaggio, però divertenti. Chiedimene un altro. E quindi vedete, tra l'altro è stato messo i ferri per evitare che dia 0. Se togliete quelli ferri e mettete semplicemente gli alt R, vi dà 0, 1, 1, 2, 3 e così via. L'istruzione RIEG di assegnamento, sì, che fa scippare tutto quanto, sì, la fa dopo che ha restituito il valore. Sì. Cioè, quindi non ha, nel senso, anche se uno chiama la IEL, non riesce. In realtà era più comodo, devo dire che
Ma non... perché l'ha fatto così per il massimo? Sono curioso. Perché a me veniva meglio farsi il contrario. Ti avrei fatto prima l'assegnamento. Perché così salta l'ultima, quello è il problema. Vediamo un pochino anche questo. Quello là perché se no ve ne dà uno in più, perché allora bisognerebbe fare ora entra più ora i minore di max, perché restituisce quello che è il valore di. Quindi sostanzialmente lo yield restituisce il valore. Sì, però non conclude la funzione. Ah, non neanche conclude la funzione. Non conclude la funzione. Rimane lì ferma la funzione. Subito dopo lo yield. Sì. Quindi dopo continua. E dopo continua, quando chiede il prossimo valore, continua da lì. E quindi torna dentro, fa il controllo. Se esce la funzione, termina il for. Ma qual è il punto di rientrata? Il punto di rientrata è subito dopo la yield. Cioè, la yield è un ritorno temporaneo al chiamante. Quando le chiede il prossimo, parte da qua e va avanti. Dove l'avete lasciato e le variabili vengono mantenute come sono. Esplicitando il for, cioè nel senso, perché adesso abbiamo un for che fa tutte queste chiamate a questa funzione da solo, ma anche in questo caso chiamate singole la funzione è tipo un... No, cioè una... È una cosa specifica. È una cosa specifica. È una cosa specifica, per forza non si vede un for. Le dice che è un oggetto generatore, non le dice nient'altro, quindi non le dà nessun valore. Ok? Quindi lo deve usare dovunque posso usare un generatore.
fare vedere. Questo è l'enumerate. L'enumerate è built-in. Se non fosse built-in, lo potreste fare così. Definisci enumerate sotto class. No, non sotto class, scusate, con parametro iterabile n uguale a 0 for item in iterabile restituisci n item n più uguale 1. Quindi quello è l'enumerate scritto se non fosse built in. Questo l'abbiamo visto. Comunque espressione di generazione, vedete che sembrano delle tuple, ma tuple con una condizione for, e là ovviamente potete usare qualsiasi generatore. Qui vediamo l'esempio x uguale ciao, e voi generate le coppie n al quadrato x più x per la coppia nx in enumerate x grande. Il risultato è enumerate vi darebbe 0c, 1i, 2a, 3o. Voi generate le coppie, quindi il quadrato del numero come primo argomento, la somma del numero con se stesso nel secondo argomento, essendo caratteri, la somma è la stringa con il carattere ripetuto due volte. E come? Qual è la differenza con la stessa cosa con le parentesi quadre? Che con le parentesi quadre voi generate effettivamente la lista, la sequenza. Con le parentesi tonde la generate un elemento alla volta, alla necessità. Ok? È una valutazione pigra, cioè viene valutato quando c'è una necessità. Se voi scrivete range 0, range 10, vi genera effettivamente la lista 10. Invece qua ha generato il primo elemento quando c'è stata necessità, poi ha chiamato il generatore per dire mi dai il secondo elemento e così via. La sintassi, però in Python come in C avete la necessità di fare delle applicazioni anche ampie e avete necessità di suddividere queste in moduli in modo da non fare un unico sorgente gigantesco. Come si fa a dividere l'applicazione in moduli? Come si fa a fare un po' di chiamiamola riservatezza all'interno dei moduli, dove avete le funzioni locali al modulo e le funzioni che si vedono dall'esterno? Come fare a se a unire assieme le cose? Intanto guardiamo i guardiamo i moduli standard. Se volete usare per esempio le funzioni del modulo matematico, normalmente non sono definite. Se voi però mettete import math, da qualche parte ci sarà math.py, e facendo in questo modo voi potete usare le funzioni lì definite. Per esempio potete fare l'arcotangente facendo math.atam2. Però se chiamate atan2 senza math punto
vi dice che non è definito, perché se voi fate l'importazione normale vi importa il prefisso ma non vi importa le singole funzioni, quindi le singole funzioni vanno prefissate e questo vi consente di avere minori problemi di collisione di nomi. Però potete anche dire va bene, potete dire atan2 uguale math.atan2, oppure potete scrivere from math import atan2, oppure from math import asterisco per dire tutto. State attenti che dopo potete avere dei problemi con le collisioni di nomi. I moduli. Ah, c'è una cosa bellina che volevo farvi vedere, sì. Non c'è differenza in Python fra moduli e programmi. Curioso. Se avete un modulo, se avete un punto py potete usarlo come modulo. Se fate l'import di quel punto py, tutte le funzioni definite in quel punto py vi risultano accessibili. E uno dice che potrebbe anche essere il main. Il main non viene eseguito. Quindi la cosa bella è che in Python potete fare i moduli con dei main che sono le funzioni di test del modulo. Quando lo usate come modulo, il main viene. Non viene usato. Se mettete what.py fate import what. Deve essere, ecco, avete una variabile, una che in realtà è una lista, che si chiama syspath. Ed è il cammino standard di ricerca dei moduli. Potete ovviamente appendere le directory dove avete i vostri moduli a quelle del sistema. Gli attributi del modulo sono i nomi che definisce, quindi sono le variabili globali del modulo, quindi anche le classi, le funzioni diventano accessibili. Un package è un oggetto che contiene tanti moduli. Come si fa? Brutalmente prendete una directory, ci mettete dentro tanti .py e quelli diventeranno i moduli del package. Potete definire un file chiamato __init.py che è il corpo, che può essere vuoto, sì, è praticamente l'inizializzatore. Dovete sempre mettere l'inizializzatore che crea le strutture dati per quel package. Questo che abbiamo visto è il linguaggio, ma le batterie sono incluse. Python viene con una valanga di librerie per fare di tutto di più. Avete moduli per la matematica, SIS e OS, perché in OS trovate tutte le system call di Unix, per esempio. Per accedere a Python c'è mkdir e quello che volete. Gestione dei set, gestione dei thread, quello che volete. Gestione dei codec, ce ne sono anche di più, e ce ne sono alcune molto importanti, tipo
dov'è? Avete accesso a tutto il GK, a Qt, KTE, per fare interfacce grafiche, accesso a Cocoa, che è il meccanismo, il modo di interazione grafica del Macintosh, quelli per accedere ai database, moduli per accedere ai database. Metodi per fare calcoli numerici, quindi anche meccanismi per fare trasformate di Fourier, colazione, per fare plotting, ci sono un sacco di... Questo è molto interessante, questo consente, è molto comodo per fare applicazioni in rete. E se cercate la funzione, per esempio, se avete bisogno di andare a fare una funzione che va a interrogare un server web e rielabora la risposta, avete il modulo, anzi ne avete più di uno, con il quale potete aprire un server web remoto come se fosse un file e poi andare a analizzare la risposta. Questo è molto comodo. Potete integrare Python, e ci sono dei moduli con altri linguaggi, quindi potete fare in modo che Python richiami delle funzioni C o viceversa. E Fortran, Forth, quello che volete. Ci sono collegamenti con gli object broker, avete visto cosa sono gli object broker? Nella programmazione oggetti è possibile anche fare la ricerca della classe, dell'implementazione della classe a runtime. Allora hanno inventato il concetto di object broker. Durante l'esecuzione il programma dice, chiede a questo strato di object broker: ho bisogno di una classe in grado di implementarmi questo e quello, che ne so, una trasformata di Fourier, visto che l'abbiamo appena visto, bidimensionale. L'object broker va a cercare nel suo database, trova la classe giusta e a runtime vi collega la classe giusta. Integrazione con Java. Sono arrivato in fondo? Sì. Niente, è il momento anche per fare una pausa di 5 minuti. Non vuole essere una visione esaustiva del linguaggio, vuole essere, come vi ho detto, una sollecitare la vostra curiosità sulle potenzialità del linguaggio. Ho parlato con di Felice, che è anche più esperto di me di Python, se adesso guardate, fate un po' di prove per conto vostro, nel mese di approfondimento torneremo anche su Python con esempi. Anzi, può essere molto interessante se nel frattempo provate a fare qualcosa e durante gli approfondimenti vediamo di discutere assieme con di Felice anche le difficoltà che avete incontrato, confrontare le soluzioni e poi via. 5 minuti, poi riprendiamo incominciando a guardare le idee di fase 2. Ok? Domande fatte durante la pausa. È attivo il forwarding di X dai laboratori? Penso di sì, io lo uso sulla mia macchina.
Se fate SSH meno xgrande un nome di una macchina, potete fare in modo che i clienti X funzionanti su una macchina remota abbiano l'input out grafico sulla vostra macchina reale. Ovviamente voi potreste anche, se avete un indirizzo IP pubblico, potete anche mandare X direttamente, ma X viaggia in chiaro e può essere spiacevole, potrebbe essere sniffato il traffico. Se avete il traffico generato da un server X, non è banale, quindi se volete funzionare una piccola applicazione si può fare. Se dovete, che ne so, vedere delle foto, vi assicuro che non è il caso, perché notate che vengono mandati dei comandi grafici, quindi se avete una bitmap viene mandato, accendi questo bit, spegni quell'altro, questo deve essere rosso, questo deve essere. Vi invito però a guardare, questo è di una ditta, ma è software libero, lo trovate anche in distribuzione, si chiama NXProxy. NXProxy è molto divertente, è un proxy di X. Con NXProxy, se avete delle applicazioni con interfaccia grafica, che non sono applicazioni che generano grafica, vanno remotamente molto veloci, perché viene fatto un proxy. Cosa significa? Per esempio che potete avere, mettato questo editor che è italianissima tra l'altro, vi dà anche delle macchine virtuali per fare la demo, di collegarvi alla macchina virtuale remota in modalità grafica. Voi sapete che X è un protocollo e vengono mandate tutte le indicazioni per avere l'interazione grafica. Prendete delle tipiche finestre, un browser, un core processor. Voi avrete molti elementi grafici che sono ripetuti, la decorazione delle finestre, i vari contorni. Bene, come fa un proxy web? Ciò che viene mandato ripetuto non viene mandato una volta sola, viene ricordato quello che è stato mandato la volta scorsa. E quindi facendo così si riesce a ottimizzare il traffico e passare solo le cose realmente necessarie. Il risultato è che loro dicono che un web processor lo usate anche su linea seriale 56k, può essere, però se provate a vedere un filmato siete rovinati, però d'altronde non è questo il suo scopo, quindi X si può usare. Prego lei, c'era anche una domanda su un esercizio sospeso. No, volevo chiedere perché quando si scrivono gli script di CGI nelle macchine di laboratorio e si prova a effettuare una chiamata di un programma all'interno ad esempio di Bin, e questo non viene permesso? Allora, intanto CGI Bin deve essere permesso solo sulla macchina che si chiama, non so come si chiama quella che avete voi, comunque non sul cluster principale. C'è una macchina dedicata ai server web dinamici e deve avere una com separata. Questo appunto per non mettere in pericolo i vostri dati, perché i CGI sono pericolosissimi. Se uno sbaglia a scrivere il CGI, consente l'accesso a tutti i dati che può accedere la persona. E penso che sia stato evitato l'accesso diretto a Bin proprio per evitare che potessero eseguire dei comandi direttamente. L'esercizio era un esercizio di parte generale che ho provato a fare sul scheduler e il headlock, cioè con il programma di banchiere, e penso che qualcosa mi sia sfuggito. Mi dice la data? Non mi ricordo bene la data, però è il penultimo scheduler di parte generale. Ah?
Allora, se guardiamo l'elenco compiti, lei mi sa dire qual è? Sì, sì. In fondo, in parte generale, è il primo. Cioè, questo è qua. Allora, non c'è granché qua. In questo esercizio viene utilizzato una classe di scheduling a 5 classi di priorità. Ecco qua. In ogni istante viene scelto il primo processo della coda non vuoto di priorità maggiore e viene eseguito per un test di 2 secondi. E inoltre funziona il meccanismo di ASIC, ogni processo ha una priorità propria, ogni processo alla partenza, dopo che è stato eseguito, entra nella classe corrispondente alla propria, con le priorità base. Tutti i processi, tranne quello appena eseguito, che non sono nella classe quarta, vengono spostati ancora alla classe priorità superiore ogni volta che lo scheduler viene richiamato. Esistono 3 processi ABC, e 5 risorse di un'unica classe gestito per il banchiere, gestito per il meccanismo del banchiere in monovaluta. Il processo A priorità propria 4, ha una risorsa sul massimo di 4, ok. Allora, mostrare. Okay.
punta retrosa su 1, C1, L1, N0, e la sua vita è 16 mesi forti e rilascia. C, priorità propria 0. Due risorse massimo di 4, C2, N2, M4, e nella sua vita fa 5 millisecondi e lascia. Ok? Intanto, Titan End uguale a 0, cioè le risorse sono assegnate così. Dovrebbe essere 1, quindi 5 risorse e quelle sono 4. 5 risorse, sì, scusate, quindi 1, quindi sono 4 così. Lo state safe, sì, perché 1 più 1, 2 più 2, 4. Non state iniziale safe, se no non andrebbe bene neanche partire. Non è richiesto. Allora partiamo al tempo. Eh no, ce l'ho richiesto, punto 1. E quindi devo fare il conto, lo vedete. Avete cash on hand 1, la sequenza che dovrete save è B C A. Perché cash on hand 1 è in grado di soddisfare questo, gli altri due no, ma questo sì, perché needed uguale a 0, che è minore o uguale a cash on hand, quindi può completare, ne ha una e quindi diventa 2. Con 2 si può soddisfare D, B perché n uguale a 2, C perché n uguale a 2, ma non A, quindi rilascia le 2 e diventa 4 e soddisfa 1, ne lascia 2 diventano 1 diventa 2, ne rilascia 2 diventa 4, ok, può soddisfare questo che rilascia l'ultimo e diventa 5. Adesso facciamo il diagramma di Gantt. A capo per un millisecondo. Questo è A, questo è B e questo è C. A capo per un millisecondo. O meglio, poi mettiamo le varie priorità. All'inizio lo scelte parte con la priorità 4-2-0. La regola dice che ogni volta che viene chiamato lo scheduler, chi riceve il time slice esegue e poi torna alla sua priorità base. Chi non lo riceve aumenta di 1 la sua priorità. Quindi qui la priorità è 4, 3, 1. Intanto avevo già una domanda. Lì sopra dice il processo C ha una priorità statica, quindi vuol dire che rimane lì, che rimane a 0. Perché A e B hanno priorità propria, C è statica, dice la differenza. Secondo me è un errore di battitura, nel senso che voleva indicare proprio che tu fai. Perché non dice che ci possono essere altri processi che hanno priorità in pratica. Ok? Allora, a questo punto cosa succede? A questo punto succede che il processo A chiede un'ulteriore risorsa,
dobbiamo andare a calcolare la break come banchiere, quindi dobbiamo fare la situazione cash on hand uguale 0 a ne chiedo un ulteriore, quindi diventa 2, 4, 1, 0, 1, C, 2, 2, 4, ok? Questa sarebbe la situazione del tentativo di assegnare la risorsa a A. A questo punto proviamo, il primo della sequenza è B, che rilascia una risorsa, e a questo punto il procedimento si blocca, perché con una risorsa non si possono risolvere né A né C. Quindi il risultato è questo tentativo deve essere abortito, lo stato è safe. Il risultato è A viene sospeso, perché questo fa la verità. Una piccola nota, io quando faccio gli esercizi alla lavagna faccio questo per spiegare le cose e quindi evito di scrivere per esteso quando sono i singoli. Nel compito, per cortesia, non riempitemi i fogli di tabelline senza spiegare, mettete per bene le data tabella. Quindi lo state al safe, A viene sospeso. Verrà attivato quando la sua richiesta potrà essere soddisfatta mantenendo lo stato safe. Il risultato è che sono rabbiti sia B che C. Quindi la priorità massima mi è data a B, questo è tempo 0, questo è tempo 2. 2, 1, 1. A questo punto poi B deve calcolare per 16 millisecondi. Il risultato è che la priorità di B rimane 3. La priorità di C diventa 2. Siamo al tempo 3. Al tempo 3 che cosa succede? Al tempo 3 succede che B è stato schedulato e quindi ritorna alla sua priorità base. C, e quindi accade che abbiamo due processi, o meglio, possiamo già metterla qua la priorità base, perché quando l'abbiamo schedulato dopo torna la priorità base. A questo punto dobbiamo decidere una politica, come ci comportiamo con processi che hanno la stessa priorità. Diamo la preferenza a quello rientrato alla priorità o quello giunto alla priorità. E qui basta, come solito, facciamo un tempo coerente, la portiamo avanti per tutto l'esercizio e va bene. Io tenderei a privilegiare chi arriva a quella priorità, perché vuol dire che non ha avuto recentemente la possibilità di essere eseguito. Quindi darei la priorità a C, che quindi torna a priorità 0, questo non viene schedulato, va a priorità 3, e quindi darei 2 a C. A questo punto non ci sono dubbi che viene rischedulato B, e essendo rischedulato B questo torna a 2 e questo va a 1. Non c'è dubbio che viene rischedulato B. Notate che di B ne abbiamo 16, quindi andiamo tranquilli. Di C ne dobbiamo fare 5. Ok? C'è scritto lo su, sì. Quindi B di nuovo, e arriviamo a tempo 9. Quindi B è schedulato, rimane a priorità 2, e invece C ha la priorità 2. Quindi notate che l'aging fa in modo che chi ha priorità bassa venga eseguito con una frequenza minore alla fine.
però viene eseguito anche in priorità bassa. A questo punto abbiamo dato la regola che diamo privilegio a chi arriva alla priorità, 15 e arriviamo al tempo 11. A questo punto Pino viene schedulato, ci torna sopra il base. Poi abbiamo PP, direi, perché si ripete il gioco, 2-1, 3-0, 13-15. A questo punto può essere eseguito C, di B abbiamo fatto 2, 4, 6, 8, 10, quindi abbiamo ancora. C però, arrivo subito da lei, ne abbiamo fatti 2, 4, e quindi ne rimane per uno solo, e arrivo da lei, dica. Non potevamo risvegliare A dopo la prima volta che dovevo eseguire C? No, ma C non ha mica rilasciato nulla. Per poter ripartire A bisogna che cambi la situazione delle risorse, perché lo stato è ancora un safe in questo stato, non si può completare la richiesta della risorsa da parte di A, perché se lo facessero metteremmo lo stato, il sistema in stato un safe, quindi A deve essere sospeso. Prego lei. Non ho capito perché l'indica è resta di priorità 2 quindi dopo perché l'abbiamo. Perché in questo momento l'esecuzione, quando viene esecuzione, torna alla sua priorità base. Quando viene è in attesa, invecchia. Ok? C torna alla sua priorità base quando è scritto. Qui è sbagliato. Qui è sbagliato. Prendi. Dovrebbe essere due. Ah, ecco, qui sono incartato perché stavo parlando. 2-2, ok, a questo punto privilegiamo questo, quindi B lo stesso va a 3, C va a 0, ma C ha finito, rilascia la risorsa, e quindi lo stacco, questo mi ha detto no. Quindi lo stacco che veniamo a ad avere cash amend uguale 2, poi abbiamo A 1 3 4 B 1 0 1 C, ma non è 2? No, è 1 perché abbiamo dato una risposta B. C calcola e restituisce le tue risorse. No, fermi, fate le cose staccate. Prima qui sto facendo che C restituisce le tue risorse, quindi qui diventa 3 e qui diventa 0, 4, 4, ok? Perché le abbiamo restituite tutte, ne abbiamo 0, possiamo chiedere 4. Comunque C tra l'altro dopo termina, però anche se rimanesse non dà fastidio. A questo punto bisogna, data questa situazione, questa c'è comunque, si torna a fare il tentativo di rifare. Questa è stabile, questo è un tentativo. 2, A diventa 2, 2, 4, B, 1, 0, 1, C, 0, 4, 4. Quindi 2 è in grado di soddisfare il primo, è in grado di soddisfare il need, è questo. 2 è in grado di soddisfare i primi 2, a scelta, restituisce, restituisce, sì, è safe. Quindi a questo punto questo diventa effettivo e possiamo A torna mi sono alzato nel frattempo, mi sono tolto la parte per A. A torna running e quindi a questo punto questa priorità 4 e parte l'esecuzione di A, ok?
Volevo chiedere, tra 15 e 16 non c'è nessun processo di 15 e 16 è l'ultimo liceo. Ah, l'ultimo liceo. Le ne aveva 5. Ah, parte a priorità 4 e nel frattempo gli altri, vabbè, C è finito. C, B che non viene eseguito va a priorità 4. Quindi eseguiamo B a questo punto, seguendo la regola. Vabbè, non finisce lì, a termine. A termine? Sì, perché calcolo solo per un secondo. Scusi, 17 a termine. Quindi B e basta. A questo punto B, B, B. E quello che volete. Quindi abbiamo fatto il punto 2. Ah, è massima priorità, ma la sua istruzione è una specialità, perché? Per mantenere lo stato safe. Quindi questo fa vedere che la priorità con l'algoritmo del banchiere può presentare quella che si chiamano inversioni di priorità. Inversioni di priorità si hanno, è una definizione, si hanno quando un processo a priorità minore può ritardare un processo a priorità maggiore perché rende indisponibili delle risorse, ok? E ci sono proprio dei metodi per evitare il problema, per limitare il problema. Una di queste si chiama priority inheritance. Quando si scopre che c'è un'inversione di priorità, cioè c'è un processo a bassa priorità che sta bloccando un processo ad alta priorità, si attribuisce temporaneamente al processo a bassa priorità la priorità del processo che sta bloccando per toglierlo dai piedi più presto che si può, ok? E migliorare la situazione, perché sennò potrebbe rimanere bloccato per lungo tempo. Quindi era nascosto dietro l'esercizio, c'era anche il tentativo di far ragionare sulle cose. È soddisfatto? Sì, grazie. Prego. Allora, cominciamo a vedere, certo abbiamo tempo. Ah, oggi vi ricordo che è il 1 aprile, quindi staremo a vedere se esce qualche RFC oggi. Sapete, tempo fa è uscito il protocollo IP over Pigeons il 1 aprile, come mandare questi piccioni viaggiatori. Io per oggi avevo proposto, mia moglie dice che è un po' macabro, ma IP over Cesium. Vista la situazione, mandiamo TCP/IP sul cesio radioattivo, no? Che sarebbe un ottimo protocollo che io propongo per il 1 aprile di quest'anno. ADM Stanzino, nello studio dell'ADM Staff che è in Anzani secondo piano. L'ho già scritto sulla targhetta sulla porta venendo in qua in autobus, no, venendo prima di partire da casa in bici. Allora dobbiamo fare il nucleo, il kernel del nostro sistema. Abbiamo già il livello 1 che sono le ROM, che le sono state date da Russia, da Thomas Lapionic. Voi vi siete fatti il livello 2 con le vostre magnifiche strutture dati che adesso Di Felice guarderà e valuterà. Adesso dobbiamo incominciare a fare il senso dell'esercizio. Il nucleo di quest'anno è un microkernel. Vedrete che avremo solo, anzi ci siamo sforzati per avere un bel microkernel veramente micro dal punto di vista didattico, che sia
fatto bene, e quindi avrà due sole system call, send e receive, fine della system call, perché tutti i servizi vengono domandati tramite messaggi. Messaggi a chi? Ci sarà un thread, anche il nucleo sarà multi-threaded, ci sarà un thread del nucleo che si chiama System Service Interface, SSI. System Service Interface è un thread al quale voi manderete le vostre richieste, cioè mentre in un sistema kernel monolitico per creare un processo voi chiamate la system call fork, in un microkernel per creare un processo mandate un messaggio create process o anche fork, ma è un messaggio a un thread del nucleo che si chiama system service interface o si chiama system task, cioè il nome può cambiare da sistema, il concetto no. In Minix, che è microkernel, avete una cosa che si chiama system task che riceve queste richieste. Per prima cosa quando parte un kernel deve fare boot. Cosa fa un kernel quando fa boot? Deve in questo ordine mettere i valori giusti nelle variabili, nelle zone di memoria che il processore riconosce per gli interrupt e interrupt vector. Cioè, voi avete il processore che sa che quando succede un interrupt, un trap, deve saltare a determinati indirizzi, oppure nel nostro caso deve caricare determinati stati. Bene, voi all'inizio, nel nucleo, quando parte il nucleo, dovete andare a mettere gli stati giusti in memoria, in modo che quando incomincerà l'esecuzione dei processi, se avviene un interrupt, se avviene un trap, venga veramente chiamato la routine giusta del sistema operativo. Quindi questa è la cosa da fare. Poi, ecco, in ognuno di questi stati dovete mettere come program counter, come instruction register, instruction pointer, scusate, che qua si chiama program counter, dovete mettere l'indirizzo della funzione che deve essere attivata, in modo che se arriva l'inter si salta quella funzione. Come stack pointer dovete mettere la fine della memoria, run top, l'ultima pagina della memoria, l'ultimo indirizzo di memoria, anzi uno in più, comunque c'è una costante. Perché? Perché quando avviene un'eccezione, quando parte l'esecuzione del kernel, utilizzerà il fondo della memoria, l'ultimo frame di memoria, come stack per eseguire le proprie funzioni. Poi settate lo status register per mascherare tutta l'interruzione, spegnete la memoria virtuale, ma voi quest'anno non ce l'avete, e fate in modo che sia acceso il bit del kernel mode. Quindi nello stato che mettete dovete mettere tutte queste cose, in modo che quando arriva un interrupt, per esempio, si salti a quella funzione, lo stack pointer vada in fondo alla memoria e passate in kernel mode, e a quel punto potete fare l'elaborazione. Fatto questo, per tutte, vi ricordate che c'erano le aree new e ne esistevano tre di aree new per i trap, più c'erano le aree new per gli interrupt.
Le aree new per il trap erano per program trap, per TLB trap, cioè memory trap, e per system call o breakpoint trap, ce ne sono tre. Quindi dovete mettere questi più quelle per gli interrupt. Fatto questo dovete iniziare a usare, questi sono a voi noti, li avete fatti voi, il nucleo li deve chiamare, perché deve mettere a posto le strutture dati, la lista libera per il thread control block e per i messaggi. Poi dovete inizializzare tutte le variabili del nucleo e a questo punto dovete far partire l'SSI. Come fate? Vi create lo stato iniziale dell'SSI che dovrà usare la penultima pagina della memoria. Questo thread continuerà a vivere, è un server, rimarrà sempre fermo sulla chiamata message receive. Appena riceve un messaggio fa quello che deve fare e poi si riposiziona ad aspettare il prossimo messaggio, ok? E quindi create un TCP apposta, le inizializzate, in particolare deve avere gli interrupt abilitati. Durante l'elaborazione dell'SSI possono arrivare interrupt, perché gli interrupt, vedremo, verranno convertiti a messaggi che vengono mandati anche questi all'SSI. Quindi l'SSI riceverà messaggi o dai processi o dagli interrupt. Gli interrupt vengono. Finisco questo, poi arrivo. Ecco, il program counter deve essere l'entry point dell'SSI. Ecco, qui vi spiega come fare a trovare l'indirizzo. Basta solo che prendiate la variabile, il nome della funzione, lo trasformate tipo a mia madre e lo segnate. Prego. Io comunque la parte principale continua a ciclare e ogni volta che arriva una richiesta prendo un thread che gestisce. SSI è un solo thread che gestisce la richiesta e torna ad aspettare. Ok. Questo mi dice, è il tratto che dà un hint, un suggerimento. Ricordatevi di metterlo esterno. Il suggerimento che è implicito è: non fate un unico enorme file che ha dentro l'SSI e il cuore del kernel. SSI sarà un file separato. Ricordatevi che per motivi tecnici dovete sempre mettere il valore del program counter anche nel registro T9, che è una restrizione dell'architettura che vuole anche poi avete creato l'SSI, create il vostro init, il processo da cui partire, che si chiama test sarà l'entry point, una funzione che si chiama test e sarà il main del P2 test. Quindi voi avrete una funzione esterna che si chiama test, che è l'entry point del vostro init, del vostro primo processo. Poi vi disinteressate che cosa farà test. Test lo scrivo io e farà delle prove col vostro sistema. Però dovete creare. Come lo create? Come
usate le stesse regole. Dovete mettere gli interrupt enabled, il program counter deve puntare appunto a test. Ancora avete kernel mode on, sarebbe la fase successiva dove spegnete il kernel mode dal file di supporto. Usate la terz'ultima pagina, il terz'ultimo frame di memoria come stack. E così. A questo punto cosa fate? Chiamate lo scheduler. Lo scheduler si troverà due thread attivi questa volta, uno è l'SSI e l'altro è test. SSI è stato creato per primo, dovrebbe scegliere l'SSI che farà due passi e si fermerà nel mezzo del receive. Ok? A quel punto parte test e fa la sua esecuzione. Quando test manderà messaggio all'SSI, test si fermerà, se manda messaggio non si ferma, però diventerà ready SSI. SSI legge il messaggio, fa quello che deve fare. Di solito per chiedere un servizio si manda un messaggio e si fa receive della risposta. Test si fermerà sulla receive della risposta. E così via, andranno avanti a chiedere servizi. Una volta che il main chiama lo scheduler, il controllo non tornerà più. Scheduler è una chiamata di funzione, ma è fasulla, perché ciò che scrivete dopo la chiamata a scheduler non verrà mai eseguito, perché a scheduler sceglierà il processo da attivare e poi farà un caricamento dello stato del processo da attivare. Come si farà a rientrare nel kernel? Si rientrerà con una trap o con un interrupt e a quel punto verrà caricato lo stato che voi avete indicato e quindi si ricomincerà l'esecuzione a partire da quella funzione che gestisce quella trap, quell'interrupt. Verrà fatta ciò che si deve fare e quindi vengono richiamate funzioni. Alla fine verrà richiamato nuovamente lo scheduler che deciderà chi deve andare avanti adesso e ancora una volta non si ritornerà. Quindi all'interno del kernel, nel flusso principale di chiamata, quello che passa dalla funzione che viene attivata, chiama lo scheduler o la riattivazione del processo e il load status, in realtà non c'è ritorno, è una chiamata di funzione che sono effettivamente come se fossero dei salti. Salta alla funzione scheduler che calcola, che chiama load status e a quel punto si salta all'esecuzione del processo. Al tempo di tutto il nucleo viene caricato nel RAM dallo secondo frame, quindi a partire da lì. Il primo frame è riservato alla ROM, perché la ROM ha bisogno di variabili, quindi il primo frame è suo. Poi il counter parte da lì e lo stack pointer, in realtà lo troverete per qualche byte inferiore a RAM top, perché anche la chiamata al main ha qualche byte di activation record. Allora, scheduling. Il nucleo deve garantire file in progress. Tutti i processi ready devono avere l'opportunità di eseguire. Voi fate un semplice scheduler da un robin con un time slice di 5 millisecondi. Dovete fare anche una
un semplice deadlock decision. Quello che vi viene chiesto semplicemente quando chiamate lo scheduler di controllare due stati. Se tutti i processi tranne l'SSI sono terminati, voi dichiarate lo shutdown. L'SSI non termina da solo, però se tu, non c'è nessun altro processo, vuol dire che anche il vostro int è finito, vuol dire che il sistema deve spegnersi. Se invece avete tutti i processi che sono in attesa di un messaggio, ma non di messaggi legati su code legate agli interrupt, dichiarate deadlock. Perché vuol dire che avete tutti i processi che stanno aspettando da altri processi e nessuno sta aspettando un interrupt, nessuno sta aspettando input out, quindi vuol dire che si stanno aspettando fra loro. Questo è quello che viene richiesto, non di più. Infatti, quello che uso la SQL, la rete Q è la coda dei processi ready, thread count è il numero dei processi nel sistema. Ecco, quelli bloccati in modo soffice sono quelli che sono bloccati aspettando input output o un l'SSI. Quindi se avete un solo thread e quindi l'SSI è l'unico thread, è shutdown. Se invece avete tutti thread count è maggiore di 0, ma quelli sufficientemente bloccati sono 0, cioè sono tutti in attesa, non da SSI o da input output, dichiarate se tutti i processi sono bloccati, ma sono bloccati in attesa di input output, mettete il sistema in wait state. Tra l'altro la novità è che il MicroMPS2 è stato inserito il wait state, cioè mentre il vecchio MicroMPS1 l'unico modo per mettere in wait state è fare un loop infinito, in MicroMPS2 c'è proprio lo stato wait. Perché è stato inserito? Perché se in MicroMPS1 avevamo un solo processore, il fatto che ci fosse un loop non ci disturbava troppo il tempo di emulazione, mentre invece se abbiamo più processori il fatto che uno faccia del lavoro inutile rallenta l'emulazione sugli altri, e allora preferiamo di avere l'emulazione anche del wait state in modo che dall'emulazione ce ne accorgiamo e non consumiamo risorse per emulare quel processore mentre è in stato di wait. Vi dico solo questo, poi ne riparliamo nel prossimo. Questo è il rispondo a lui che mi aveva detto facciamo, creiamo un thread. No, la vita dell'SSI è questa: riceve una richiesta, soddisfa la richiesta, manda una risposta, o meglio vedremo che c'è, ci sono delle richieste del tipo aspetta la fine dell'input output,
Quindi in tal caso la sua richiesta soddisfa la richiesta, nel senso che mi tengo segnato che quel processo sta aspettando la fine di quell'input output, la risposta arriverà quando arriva l'interrupt, o meglio quando mi arriva il messaggio che mi indica che è arrivato l'interrupt. Per esempio i messaggi che arrivano l'interrupt non necessitano di risposta, no, cioè un messaggio di input non sarà un sendback, no, perché tra l'altro lo riconosco perché ha un sender particolare. Non mi ricordo che cosa abbiamo scelto come sender, se è null, se è, oppure se è l'SC stesso. Comunque dal sender si riesce a riconoscere che è un messaggio particolare che manda il kernel. Quindi l'SC nel mezzo è un dispatcher e prende messaggi dai processi e messaggi dal kernel. Ma è un processo lui stesso, è quella la novità del microkernel. È un processo lui stesso e smista le cose, smista le richieste. Mi fermerei qua per evitare di... Noi ci rivediamo quindi martedì alla prima ora, non so.